Ed eccoci tornati in diretta per presentarvi ufficialmente, mi verrebbe da dire così, un nostro nuovo format dedicato al mondo del business naturalmente, ma legato a quello dello sport, ad opera di Valentina Buzzi. Ciao Valentina. Manuela, buongiorno a te e naturalmente a tutti gli spettatori di Le Fonti TV. Sì, un nuovo format per ragguagliare, guarda, in pochi minuti, 5 minuti, i nostri telespettatori su tutto quello che riguarda appunto il mondo dello sport legato al mondo della finanza, due universi che in realtà sembrano distanti, ma che soprattutto in questo periodo storico si stanno ravvicinando sempre di più. E vorrei partire dalla prima notizia, la prima notizia che riguarda il nuovo assetto societario, o meglio, il nuovo assetto azionario dell'Inter. Inter naturalmente che è sotto i riflettori in questo momento, da prima in classifica a 11 punti di vantaggio, 8 giornate dal termine sulla seconda classificata, il Milan, anzi sarebbero 12 in realtà se si conta anche il vantaggio negli scontri diretti. Ma è un Inter che guarda naturalmente al presente, all'obiettivo scudetto, ma guarda soprattutto al futuro, come abbiamo detto, al nuovo assetto societario. E qui entra in scena il protagonista della nostra anche fotografia, ovvero il presidente Steven Zhang, che sta per riapprodare a Milano. Naturalmente vuole essere vicino alla squadra se e quando l'obiettivo scudetto verrà raggiunto, ma soprattutto vuole discutere anche con il resto della dirigenza del nuovo assetto societario. Suning innanzitutto, ecco, ha confermato la volontà di sostenere il club dal punto di vista finanziario, economico, come socio di maggioranza. Però attenzione, perché c'è in ballo quel famoso 31,05% quota di minoranza che è in mano al fondo Lion Rock, sede a Hong Kong, molto vicino a Suning. Ecco bene, questa quota in realtà potrebbe passare ben presto in mani americane. Se ne sta occupando anche Goldman Sachs New York, questo a testimonianza proprio del fatto che la geografia del mondo del pallone, non solo in Italia, ma un po' una tendenza che riguarda anche tutta Europa, si sta spostando dalla Cina agli Stati Uniti. Pensiamo che in Italia, proprio nel nostro calcio professionistico, ci sono 11 società di proprietà straniera e 7 sono di proprietà americana, e vedremo insomma se la bandiera stelle e strisce molto presto sventolerà anche in casa nerazzurra. Attenzione, non solo tutto quello che riguarda l'assetto societario, ma i dirigenti si stanno impegnando anche per quanto riguarda il mercato, la sessione di calcio mercato che partirà a giugno. Ma attenzione al bilancio, perché entro il 30 giugno il passivo dovrebbe essere di 130 milioni, quindi un margine di manovra un pochino più risicato considerando questo rosso. E proprio, ecco, il margine di manovra del calcio mercato riguarda anche la nostra seconda notizia. Si parla di fair play finanziario. Vorrei spiegare insomma brevemente ai nostri telespettatori che cosa si intende per financial fair play. È molto semplice, è una serie di regole che sono state introdotte dall'UEFA per garantire la stabilità economica dei club. Il pilastro del fair play finanziario è la break-even rule, quindi il pareggio di bilancio che viene calcolato su base triennale. Naturalmente, se i club, le società, non rispettano i paletti del fair play finanziario, vengono sanzionate. Le sanzioni dipendono dalla gravità, insomma, si può passare dall'ammenda alla penalizzazione dei punti all'esclusione dalle competizioni UEFA. Ci sono solo alcuni casi in cui i club possono spendere in maniera abbastanza libera, senza essere vincolati da questi paletti, quando costruiscono un nuovo stadio oppure un nuovo impianto di allenamento o devono finanziare il settore giovanile. Invece hanno dei paletti molto più rigidi per quanto riguarda appunto l'ampliamento delle rose, il calciomercato vero e proprio. Ebbene, questi paletti potrebbero presto diventare meno rigidi proprio per volontà del presidente dell'UEFA Seferin, in vista della riforma della Champions League, una riforma che dovrebbe partire entro il 2024. Un nuovo campionato, un campionato a 36 squadre a girone unico, con tutti i migliori club d'Europa, e quindi per aumentare l'appeal della competizione l'UEFA insomma sta decidendo di dare maggiore margine di spesa anche ai club per rafforzare le proprie squadre. Chiudiamo questa lunga parentesi dedicata al calcio e passiamo all'ultima curiosità, la nostra terza fotografia, che è in realtà insomma anche un
hommage nei tuoi confronti, Manuela, perché tu questo personaggio insomma lo conosci molto bene, non solo perché naturalmente viene sempre citato durante le nostre dirette televisive, ma anche perché hai avuto l'onore insomma di fare un brindisi insieme a lui alla Banca Centrale Europea e quindi non l'avevo riconosciuto da questa foto, però appena hai detto il brindisi abbiamo avuto la fortuna di brindare con Mario Draghi, che io ti presento, ti voglio presentare in una veste nuova, e certo che non l'avevi riconosciuto perché è vestito da golfista. Anche noi in Italia abbiamo un'alta carica dello Stato, il Presidente del Consiglio, che gioca a golf, come succede per i presidenti americani. Sono tutti grandi appassionati di golf, una tradizione che parte addirittura da Eisenhower, che è arrivata fino ai nostri giorni. Ti cito solo i casi più recenti, quello di Barack Obama, per cui addirittura era stato creato un sito che calcolasse i giorni spesi dal Presidente degli Stati Uniti sul campo da golf. Erano più di 306 durante la sua presidenza, è stato molto bacchettato per questo e poi fino ad arrivare insomma anche a Donald Trump, che non solo è golfista, amante del golf, ma possiede dei campi più di 20 sparsi per il mondo tra Europa e Stati Uniti. Ma che poi è stato bacchettato, ma sappiamo molto bene come sia tutto collegato: l'attività fisica aiuta a ossigenare la mente, quindi si rende di più. Bravissima, mi hai anticipato, perché gli analisti americani hanno proprio verificato che cosa del golf, ecco, può essere trasferito poi nel campo della politica, quando gli statisti devono prendere delle decisioni importanti. Però ci sono degli aspetti di questo sport che diciamo migliorano anche poi le capacità decisionali. Il golf è uno sport individuale, quindi bisogna essere in grado di prendere decisioni importanti per 18 buche e farlo completamente da soli, e poi c'è anche una attenzione maniacale ai dettagli sul campo da golf. E quindi insomma, secondo gli analisti americani, è uno sport che favorirebbe poi anche le decisioni nel campo della politica. Lo vedremo, perché insomma Mario Draghi di decisioni importanti ne ha prese e ne deve prendere soprattutto in futuro per il bene del nostro paese, per la ripresa economica e la stabilità politica. È solo l'inizio. Allora, intanto io ringrazio Valentina Muzzi, in realtà è lei la padrona di casa di questo spazio, però io ho voluto assistere anche perché non mi aveva detto che cosa, mi aveva detto: guarda, c'è una notizia che ti riguarda da vicino, e allora io tremavo. In realtà, meno male che riguarda il Presidente del Consiglio, pensavo avesse tirato qualcosa, chissà che cosa, dal cilindro, ma approfitto per dire che questo sarà un appuntamento settimanale che potete anche trovare on demand sul nostro canale YouTube e sul nostro sito lefonti.tv, ed è un modo anche per approfondire alcuni comparti proprio dello sport che possono offrire spunti interessanti all'economia. Insomma, l'abbiamo dimostrato in questo caso, è un percorso che proprio Valentina ha iniziato attraverso con le nostre pillole come Pocket News, proprio perché sono mondi che solo apparentemente sono distanti, ma voi lo sapete molto bene che l'economia comprende praticamente tutti gli aspetti della nostra vita, quindi anche quello dello sport. Grazie Valentina. Grazie mille a te, Manuela, per avermi concesso questo spazio. Allora, presto, la prossima settimana. Esatto, chiudi tu, saluto a tutti i telespettatori, io sono stata già tutta mattina con loro. Va bene, allora un saluto ai telespettatori delle Fonti TV, mi raccomando, restate comunque sempre qui, perché adesso ci sono proprio, le citate prima, le nostre pillole formative e informative che proseguono, e poi naturalmente alle 14:30 la ripresa della diretta.